famiglia Caporossi vi ringrazia per questa presenza, per l'inaugurazione del Biolago. Ringrazio in particolar modo i politici presenti, per galanteria la senatrice Laura Allegrini e l'onorevole Sposetti. Grazie di essere qui e di ascoltare da chi ovviamente l'ha realizzato. Io sono solo un tramite che presenta le persone, anche perché questo è un progetto nazionale meraviglioso e tutto il merito va a chi l'ha pensato, l'ha proposto e ha deciso di realizzarlo proprio qui in mezzo ai cimini, un biolago, una struttura unica che quindi avremo il piacere di godere per, da quest'estate in poi. Per questo ringraziamo l'Agriturismo Parco dei Cimini. Per spiegare al meglio la realizzazione, chiaramente la parola andrà all'architetto, al dottor Raffaele Ascensi, al dottor Marcello Pollastrelli, che rappresenta comunque uno staff di tecnici che hanno lavorato, ovviamente non era solamente un lavoro d'agronomo, quindi ci sono una serie di altre professionalità che hanno lavorato nella realizzazione. La parola poi passerà al prolettore dell'Università della Tuscia, il professor Nascetti, che ci parlerà di ecologia, che non c'è mai, bisogna sempre parlare sempre di più, quindi è un'ottima occasione per parlarne oggi. E chiuderemo con il chimico, il nostro Uranio Mazzanti, un amico, quindi ce lo possiamo permettere, che anche lui porterà una serie di proposte che sicuramente possono far bene a noi, al nostro futuro e alle nostre generazioni. Quindi grazie a tutti, ovviamente, da Uranio, da Raffaele a Uranio, tutti potranno presentare qualcosa di molto valido e grazie ancora di essere qua a nome dell'Agriturismo Parco dei Cimini. Grazie, adesso la parola all'architetto Ascensi. Grazie a tutti per la vostra presenza e grazie soprattutto a questo posto che ci ospita. Un ringraziamento doveroso è a Stefano, che da grande imprenditore qual è, ha avuto questo ardire di intervenire in questo luogo con questa realizzazione così importante. Allora, altro ringraziamento, scusate se mi prolungo con i ringraziamenti, ma a tutti gli operai che hanno lavorato in questa fattoria, perché è stato veramente duro riuscire a realizzare quello che adesso potete vedere, affrontando grandissime intemperie, perché abbiamo lavorato sotto la pioggia, sotto la neve, sotto la grandine, però tutti quanti con un grandissimo temperamento hanno portato quasi a termine, perché poi, come potete facilmente vedere, alcune rifiniture mancano, però comunque il grosso, la grandissima parte è stata fatta e soprattutto lasciamo ormai spazio alla natura che si possa riprendere, rimangiare l'architettura, perché questo era il mio intendimento, il primo pensiero che ho avuto dovendo affrontare questo progetto era proprio quello, fare inserire una struttura di questo genere che però venisse in un certo senso risucchiata dalla natura che la sta ospitando. Infatti sono stati utilizzati soltanto dei materiali da costruzione e questi rivestimenti che sono frutto della nostra zona, del nostro territorio, come il peperino che vedete così sfruttato per le pavimentazioni, o questa pietra ciclopica, questi tagli così grossi che fanno parte di questo contesto, vengono da una zona qui vicina, dal lago di Polsena, la zona di Gradoli, e quello non potete immaginare quanto è stato difficile da realizzare, perché sono tutti quanti spaccati a mano, quindi rinnovo ancora un ringraziamento a chi l'ha fatto. Allora, sostanzialmente qui avevamo un terreno che in leggera discesa e sfruttando proprio questo declivio, noi partendo con il taglio orizzontale per fare i laghi abbiamo ottenuto un fronte di circa 1,20 m. E poi scavando ancora altri 2,50 m, abbiamo ricavato questa buca
una buca dalla quale, stando in piedi, possiamo guardare il pelo dell'acqua e quindi man mano che appunto la natura si rimpossesserà di questi luoghi, ancora di più di quanto non sia presente, si potranno osservare gli uccelli, si potranno osservare le piante che piano piano cominceranno a filtrare le acque del primo invaso per poi favorire la filtrazione della piscina, che sarà il vero e proprio punto balneabile pulito, dove si potrà fare il bagno in un'acqua non contaminata dal cloro ma purificata dalla natura, dalle piante. Questo spazio qui è stato anche inteso per rilanciare un po' l'attività importante di questo agriturismo Parco dei Cimini, perché potrà essere visitato dalle scuole, potrà essere anche uno spazio per fare dei ricevimenti e godere appunto della natura in tutto l'arco dell'anno e a pieno. E adesso, per ulteriori delucidazioni, passo la parola ai tecnici che hanno collaborato a questa realizzazione. Grazie.